Eccoci qua amici, buon pranzo, ci siamo anche oggi, il momento principale di riunione di tutte le famiglie. Parliamo in questo nuovo video di quest'oggi, ovviamente vi ricordo di non perdervi il video di primo mattino di oggi del Deluxe Zecchillo Show Il Ritorno e del video sulla nazionale italiana maggiore. Ora parliamo invece di pallacanestro maschile Lega Supercoppa 2020, terza giornata. Brindisi purtroppo viene beffata all'ultimo secondo in Sardegna dalla Dinamo Sassi per 91 ad 89, ecco i parziali 24-20, 15-28, 24-17, 28-24. Per Brindisi c'è un giocatore in top 3 ed è Harrison con 22 punti in quasi 31 minuti giocati. E sicuramente con questo risultato Brindisi certo non è semplice, ma deve cercare di non abbattersi anche perché già tra 2 giorni si torna in campo e ci sarà già la rivincita, no? A Brindisi, però, contro Sassari, ricordando che se Brindisi dovesse vincere, quindi andrebbe a 2 vinte e 2 perse. Nella speranza che magari sempre tra 2 giorni Roma batta in casa Pesaro e quindi Roma vada a 1 vinta e 3 perse, Pesaro 2 vinte e 2 perse, e quindi in questa maniera ci potrebbero essere ancora delle speranze, delle possibilità, cioè per tutte, per Pesaro, per Brindisi. Certo, Roma che ha il terzo KO di fila, comunque noi tifosi pugliesi della New Happy Casa Basket Brindisi cerchiamo di spingere i nostri idoli a provare, cosa che hanno già fatto ieri sera, ma purtroppo quando si sa, quando perdi lì sul filo della sirena, hai una rabbia incommensurabile, quindi però diciamo che insomma adesso deve solo guardare avanti, Brindisi, pensare a rimettersi in gareggiata, cosa che può fare. Poi abbiamo detto, sperando che Roma, anche con la voglia di mettere la prima vittoria in questo girone, voglia fare un passo falso a Pesaro, che invece ieri ha stravinto contro Roma 104-60. Quindi per il momento è tutto, non so se arriva un altro e ultimo video di oggi. O al massimo, se non arriva il video tramite il mio profilo Facebook e la paginetta, vi mando il promemoria per quanto riguarda l'Under 21 questa sera alle 18:30 a Kalmar in Svezia. Una gara dove sicuramente i svedesi proveranno a fare il risultato, ma l'Italia deve comunque guardare anche a sé perché tra il secondo e il terzo posto balla solo un punto e quindi diciamo che poi Nicolado sta facendo un ottimo lavoro con l'Under 21 e quindi chiudiamo il video, il collegamento ribadendo Brindisi perde al fotofinish in Sardegna contro Sassi 91-89. Però tra 48 ore c'è già la rivincita a Brindisi, però
Quindi forza Brindisi, viva il basket e speriamo che di vedere la nostra amata Brindisi Basket tornare a vincere. Grazie a tutti, buon proseguimento, buon pranzo e alla prossima. Ciao amigos, ciao, viva il basket, ciao!